È buono. Piove. E io ho aperto l'ultimo pacco di datteri che avevo comprato da Abu Dhabi. Al ritorno dalla Malesia. Ora, come sono buone. Fonda sola, in realtà Marco non so se poi verrà visto che piove o si prenderà qualcosa al bar. E quindi quando sono da sola mangio quello che voglio, parte che i datteri solitamente li lasciano tutti a me in casa perché sanno che li adoro. Però buonissimo. Avete 4 pacchi, ne ho mangiato io, tutti, Marco ne ha assaggiato uno. Sono proprio quelli jumbo, ma là sono tutti così. Però non posso mangiarmeli tutti adesso. Però finiscono tutti. Che bontà. Cosa vi ho detto? Che mangio quello che voglio. Sì, ma già anche ieri sera Sanremo inizia presto, no? E io lo guardo, cioè, più che altro ascolto le canzoni, poi non mi interessano i vari intrattenimenti che ci sono tra una canzone e l'altra, più che altro mi piace ascoltare le canzoni, no? E quindi lo guardo. E ieri sera non avevo voglia di mangiare niente, mi sono mangiata un pacchetto di quelli enormi di patatine al formaggio e mezza confezione di snack mix piccanti e una birra. Quindi
come alimentazione faccio schifo, lo ammetto. Più che altro non fa bene. Perché per volersi bene bisognerebbe mangiare roba buona, cioè buona, sana, perché fa bene al fisico. Però è tanto buona la roba che fa male. Come si sa? Vuole dire che non mi voglio bene? Non lo so. Io in realtà mangio questa roba qua perché mi voglio bene, cioè perché sono contenta. Però dicono che dovrebbe essere il contrario. Uno non mi basta, per quello che ne ho preso due. Cioè, cosa vuoi che sia? Ce ne mettono tanto poco di cioccolato. Ho già fatto il piano di sopra, cambiato letto, tutto. Ora stanno asciugando le lenzuola. La levo in bagno, che si asciuga le piume. E io continuerò a fare i lavoretti, però vorrei anche fare un po' di nanna. Comunque Sanremo e canzoni. Allora, quella di Loredana Bertè mi piace un sacco. Poi è carina anche quella di Clara, quella di Annalisa è orecchiabile, quella di Emma idem, quella di Alessandra Amoroso è un po' più complicata, cioè è meno orecchiabile. Poi mi piace quella dei Sad, autodistruttivo. E vabbè, poi tutte le altre, cioè, sono carine, non è che voglio dire Mr. Rain, però devo ancora un po'. Ah, quella di Angelina, la noia. Basta, non me ne mangio più, devo calmarmi. Ora mi sparo un bel caffettino. Comunque sì, no, sono carine, non quella di Rama.
anche quella di Mahmood. Che è quella di Mahmood, però quella della Bertè è bellissima. Mi piace veramente tanto. Cioè, mi piace proprio lei, mi piace tutto. Ah, poi è carina anche, non mi ricordo come si chiama, quell'altra con i capelli blu a caschetto che fa boom 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 e prendo la vrum vrum. Ecco, è carina anche. Quella lì è carina anche. E poi adesso non mi vengono in mente tutte. Non mi vengono mica in mente tutte. Anche perché poi, sono sincera, dormo. Cioè, ad una certa poi dormo. E, però sono carine. No, no, quella di Danger D'Amico. No, no, mi piacciono. Cioè, però non sono ancora, cioè, dell'idea proprio chi deve essere il vincitore o la vincitrice. Cioè, non lo so. Forse adesso farei vincere la Bertè. Però non sono sicura, cioè, nel senso, non sono sicura. In realtà, nella serata di ieri, al primo posto era quello napoletano, Gigi Joy, come cazzo si chiama, non lo so. Aspettate che leggo il messaggio di... Ah, forse mi arriva anche qua. No, non mi arriva qua, non so perché non mi arriva qua il messaggio. Sarebbe molto più semplice leggerlo qua, ma non mi arriva. Ma perché non mi arriva quel messaggio? Devo leggerlo. Fatto. Sì, non lo so, di tanto si impalla. Cioè, non so perché, ad esempio, questo messaggio qua non mi è arrivato qua. Cioè, dovrebbe essere comunque simultaneo, automatico, cioè non così in ritardo, cioè che poi non è ancora arrivato, quindi in ritardo, così assente, diciamo. I don't know. I don't know. Comunque, vuoi mettere quando c'è una bella giornata di sole, anche se uno deve stare in casa e deve fare altre cose e non può andare a farsi la passeggiata o comunque uscire, andare a fare le commissioni, cioè. Tra l'altro oggi dovrebbe essere il giovedì grasso. Non lo so, però mi sembra di averlo letto da qualche parte, ho sentito dire da qualche parte che oggi è giovedì grasso. Come se a me ne fregasse qualcosa, però così è. Volevo farvi vedere, ora non vado più avanti perché mi bagno le ciabatte, ma che stanno spuntando i primi boccioli di fiorellino dalle mie piantine, che nonostante io non le curo mai, neanche d'estate eccetera, però riescono sempre comunque a sopravvivere nonostante la mia noncuranza, incuranza verso di loro. Però loro reagiscono e con tutta la forza che hanno fanno i boccioli. Yeah! Volevo anche farvi vedere lo stato, la condizione dei miei vetri. Non so se si riescono a vedere bene. Cioè, li riuscite a vedere che fanno schifo? Cioè, io non so come farveli vedere che fanno schifo. Cioè, si dovrebbero vedere che fanno schifo. Cioè, praticamente non si ci vede neanche più quasi, ma me ne frego. Eccovi la Leo, così vi date un saluto, o lei fa un saluto a voi. La mia patata che si sta asciugando. Com'è l'asciugatura? Com'è la fase amore d'asciugatura? Allora, com'è tranquilla e felice lei nel bagno, nonostante ci siano le due finestre che però le tengo abbastanza abbassate con le veneziane, ma lei sta beatamente tranquilla, è brava, è contenta. È vero, amore? È vero, tata?
Yuppo ciao! Yuppo ciao, amore! Ciao! Brava, amore! Bravissima! Ti stai asciugando le piumette? Te le stai asciugando? Sì, è contentissima, non so perché, forse perché ci sono vicino i rumori bianchi della lavatrice e dell'asciugatrice, questo non lo so, sapete che dicono che anche ai bambini rilassa, rilassa di questi tipi di rumori, non lo so, comunque lei è molto tranquilla nel bagno, è vero amore? Chi amore, chi? E chi è? Bellezza, sei il sole anche quando non c'è fuori. Amore, E vabbè, lì sta continuando ad asciugare. Adesso devo, quando ha finito qua, inserire le federe che sono lì e poi la coperta e poi devo ancora lavare le cucce e poi asciugarle. Tutto questo procedimento di lava e asciuga, asciuga e lava. Li vedete da qua i vetri come sono sporchi? Ad esempio questo qua? Sì, però non mi tange, cioè finché non viene proprio primavera inoltrata non intendo proprio pulirli. Me ne sbatto altamente le ball. Ok, ora mi riposo 5 minuti e poi vado a fare un po' la cucina. E niente, allora, volevo rendervi partecipi, incrociando mille dita, che perché poi vi dico le cose e vi devo anche comunque aggiornare. La situazione della macchina. Allora, la situazione della macchina ha preso un'altra piega. Allora, i soldi alla fine, insomma, passavano i giorni, non arrivavano. Nel frattempo, la nostra vecchia macchina che avevamo scelto è finita da un altro meccanico, non so se a questo punto ci eravamo arrivati, e non riuscivano, insomma, a metterla a posto, aveva dei problemi, non riuscivano, in poche parole, non riuscivano a far funzionare, così io prendo le cose che mi vengono dette, riferite, Poi in realtà la verità sicura non la so, perché non vedo con i miei occhi, non ho mai visto, però vi dico quello che mi ha riferito il nostro venditore. Quindi che questa macchina qua che avevamo scelto non riuscivano a sistemare il 4x4, ma funzionava solo come macchina normale. Allora non aveva più senso, diciamo, tutta quella macchina lì, no? Perché mio padre comunque va per funghi, va nei boschi, va a caccia, e quindi gli serviva una macchina, cioè gli serviva, volevamo, la nostra scelta era una macchina che comunque avesse anche il 4x4. Insomma, quindi i giorni passavano e alla fine gli chiedevamo se aveva a disposizione altre vetture più o meno della stessa tipologia. Insomma, no, e non aveva a disposizione, ha cercato, insomma, non trovava altre vetture simili. Alla fine ha trovato un Qashqai, una cosa del genere, sì, un Qashqai, ovviamente non 4x4, quindi non la cosa che volevamo noi, però come vettura è un po' più alta rispetto a una vettura normale, non è quello che volevamo noi, però abbiamo dovuto praticamente, cioè abbiamo dovuto, ci serve la macchina, cioè ci serve la macchina per i miei, e quindi abbiamo, tra virgolette, accettato di prendere questa macchina qua, che non è appunto la cosa che volevamo noi, però in maniera tale di avere un pezzo di macchina, no?
anche perché i miei si stanno muovendo sempre con il camioncino che non ce la fa più, cioè che ogni due per tre si ferma, quindi anche per quello che abbiamo deciso di cambiare, cioè di eliminarlo e prendere un'altra macchina. Insomma, fatto sta che è anche scaduta, cioè perché è mai una gioia, l'assicurazione di codesto camioncino, perché avevamo giustamente fatto i nostri calcoli a settembre, poi è successo quello che è successo, abbiamo dovuto fare altri 6 mesi di assicurazione. E ora è di nuovo scaduta, quindi abbiamo dovuto riaggiornare l'assicurazione e niente, stiamo aspettando ora questa benedetta macchina che venga pulita, igienizzata. Aveva 2 colpetti piccolini nella carrozzeria, quindi ha detto che sistemava quelli e cambiava le gomme. E poi la macchina, bene o male, doveva essere, cioè dovrebbe secondo le sue teorie, funzionante. Quindi in realtà non lo so. Ogni giorno è buono perché arrivi questa macchina, insomma, speriamo, io cioè, vi dico, continuo a sperare e a credere, ad aver fiducia nelle persone, quindi che insomma, che anche se non è quello che volevamo noi, e poi appunto appena possibile ricambieremo, però insomma, almeno per il momento, di andare avanti insomma, e poi prendere le nostre relative decisioni, però di avere una macchina, perché comunque non... cioè, non si può, voglio dire, non avere la macchina, sì che ce l'abbiamo noi, però i miei devono sempre stare, tra virgolette, cioè, non, voglio dire, non è che si dica tanto, però una mezza macchinetta che cammini per andare nelle zone limitrofe, insomma, voglio dire, e comunque per poter fare ognuno gli affaracci suoi, a questo punto urge. E quindi niente, stiamo aspettando, sperando che questa situazione bene o male, però finisca e si risolva, e una volta che poi noi saremo liberi di poter decidere con calma, nel senso, vedremo come appunto i miei si trovano con questa nuova vettura, cioè nuova vettura nel senso che arriverà, spero, e niente, poi la ricambieremo. Cosa devo dire? Anche perché comunque, giustamente, i miei hanno poche, però hanno le loro esigenze. Quindi, appunto, deve essere una macchina un pochettino un po' più alta, perché appunto per le strade che mio padre fa. E poi dovrebbe starci anche dietro nel bagagliaio il kennel dei cani del papà. E poi tante cose, insomma, questa non è di sicuro... Non soddisfa, ecco, le esigenze, tra virgolette, che ha papà. Spero solo che sia più o meno comoda per la schiena della mamma, cioè nel senso almeno più di un camioncino, in maniera tale che insomma lei deve fare anche delle infiltrazioni settimanalmente per la schiena, quindi insomma che riesca comunque a essere più o meno comoda almeno per gli spostamenti che deve fare lei. Poi appunto pian piano vedremo, tanto papà per cui voglio dire può andare benissimo anche se non è un 4x4, da qui all'autunno prossimo, quando comunque rinizierà il suo benedetto sport della caccia, cercheremo di accontentarlo e comunque di prendere comunque una macchinetta in più per la caccia, o comunque qualcosa di, cioè comunque rivendere questa qua, insomma, che non ce l'abbiamo ancora, però insomma mi auguro che arriverà, e di, insomma, di prendere qualcosa che vada bene a loro, ecco, insomma, questo è. E niente, io vi ho aggiornato, ora mi è arrivato un altro messaggio, ma che continua a non arrivarmi sul telefono, quindi sull'orologio, quindi devo andare a leggere. Sto guardando un secondo le notizie, ma lo sapete che io sono un po' allergica alle notizie. Sono veramente stufa, scioccata, io scioccata. Perché, cioè, veramente, mai una volta che ci siano delle notizie un po' buone, delle cose carine, cioè, boh,
Tra l'altro hanno fatto fuori un altro orso, così tanto per non saperne leggere né scrivere, in Trentino, cioè definito pericoloso. Io non lo so, cioè io non è che dico, perché assolutamente mio padre dice le persone sono le persone, sì le persone sono le persone, ma gli orsi sono gli orsi, gli animali sono gli animali, cosa vuol dire? Non voglio mettere a rischio delle persone, né tantomeno, però far fuori tutti gli orsi che ci sono, cioè nel senso, se uno è definito pericoloso perché, a mio avviso, si avvicina troppo alle abitazioni o comunque alle zone limitrofe, o si recinta qualcosa, o se no si sposta delicatamente l'animale in, magari in parchi, in zone comunque adibite a loro, cioè nel senso, prima comunque di togliere la vita a qualcuno, pensiamoci, cioè nel senso, voglio dire, cioè prima si provano altre strade. Se non funzionano, non vanno, voglio dire, ovviamente serviranno dei mezzi finanziari, no? Per finanziare la cosa, lo spostamento, preparare comunque questo benedetto parco, non lo so, delle zone comunque adibite a loro, protette, no? Che vadano bene sia per loro che... però voglio dire, cioè, sì, mi sembra che nel mondo vengono sprecati tanti di quei soldi, voglio dire, che non capisco perché lo Stato del Trentino, comunque il governo, io non so, sono ignorante in materia, non so chi se ne occupa di queste cose, però cioè, nel senso che non possano provare, tentare e comunque di andare su un'altra strada prima di sopprimere comunque un orso, cioè io non riesco a capire. Tra l'altro il Trentino tanto viva il verde, viva qui, viva un paese tanto, cioè un paese, cioè una regione comunque tanto attenta a tutto, precisina, è carina tutta, e poi cioè, mi cade su questo, cioè io non riesco a capire perché comunque tantissime persone comunque vanno anche per vedere non solo non solo voglio dire la flora, cioè comunque avete capito, non solo il verde, gli alberi eccetera, ma anche comunque gli animali che vivono quel bellissimo territorio, cioè non è che si vanno a vedere solo le marmotte, cioè ora voglio dire, con l'orso bisogna un po' più stare attenti, però cioè nel senso, lo facciamo fuori tutti, cioè io non è che voglio dire, anche qua da noi non abbiamo l'orso, almeno penso, però stanno spuntando proprio anche vicino al centro, quindi vicino anche alle abitazioni, non solo quelle più esterne, ma proprio anche sono stati visti comunque con i relativi video, filmati e fotografie e quant'altro, degli esemplari comunque di lupo. Ma cioè, non è che adesso dobbiamo far sparire i lupi, cioè dobbiamo salvaguardare comunque gli uomini, dobbiamo salvaguardare gli altri animali, dobbiamo salvaguardare l'ambiente circostante, però non è che possiamo andare a sparare ora adesso a tutti i lupi o tutti i cinghiali che vengono a rovistare magari nell'immondizia, o comunque non lo so, anche ai caprioli che si stanno anche loro sempre di più avvicinando, distruggendo comunque le coltivazioni, massacrando appunto gli orti eccetera eccetera, cioè ci vuole un attimino anche un po' di riguardo, cioè di pensare chi non so chi si occupa, però qualcuno, voglio dire, che abbia sicuramente più intelletto di me, che sappia comunque come comportarsi prima almeno di sopprimere tutti, perché comunque secondo me non è la soluzione, perché ne sopprimi uno, ne sopprimi due, ne sopprimi tre e poi comunque, cioè cosa facciamo? Non lo so, cioè non, secondo me non è mai la soluzione giusta o più appropriata in nessuno dei casi, cioè voglio dire, non si può, cioè nonostante arrecano comunque danni e anche voglio dire, anche paura, voglio dire, tutto quello che si vuole, perché cioè comunque anche quest'estate mi viene da sorridere, perché c'era un nostro cliente che praticamente ci chiama, mia moglie stava stendendo e ha visto un cinghiale sotto casa.
Sì, cioè nel senso, cioè, non siamo abituati comunque, voglio dire, però cioè, bisogna anche un attimino un po', cioè nel senso, secondo me, pensare una soluzione differente, diversa, cioè non c'è solamente la direzione dell'abbattimento dell'animale, cioè nel senso, non riesco a capire. Cioè, non lo so, quindi ci sono anche rimasta male per quello. E niente, comunque si va avanti e speriamo appunto cioè, in qualcosa di diverso, cioè di sentire un po' qualcosa di diverso, perché cioè, non è questa la strada, secondo me, o comunque non sono le notizie che vorrei leggere o sentire alla televisione, ecco. Cioè, poi sicuramente questa è una mia opinione. Basta. Semplicemente. Thank you.